sono stato in Aspromonte molto tempo quest'anno, ci sono stato per girare un film che si chiama appunto Aspromonte, la terra degli ultimi, racconta una storia che è successa ad Africa, ad Africa Vecchio, che negli anni 50 è la storia di una strada che bisogna fare per raggiungere la civiltà o per raggiungere semplicemente la marina, dove ci sono i medici, dove c'è la scuola, dove c'è la possibilità di andare avanti. Quindi un film che racconta l'Aspromonte nella sua esigenza di esistere, di essere visto, di essere guardato, dove le persone anche nella loro estrema povertà si sentono protagonisti. Un film che racconta il bisogno di tutti noi di avere una terra, anche quando questa terra così superficialmente viene considerata irraggiungibile. Andare ad Africa, a Bova, ci sarà questo evento, è importante, perché questo evento è già successo l'anno scorso ed è stato importante per me perché ho potuto incontrare altre persone che lavorano in Calabria, che vivono in Calabria, che fanno cultura in Calabria, no? E hanno avuto la possibilità di per due giorni di confrontarsi in maniera molto libera, senza pregiudizi, ecco, direi che la Calabria è un luogo di pregiudizi, e forse creare una specie di giardino libero di civiltà dove è possibile discutere di tutto e di tutti liberamente, secondo me è un momento importante, perché nel confronto nasce la possibilità di continuare a raccontare. Vorrei che ci partecipassero più persone possibili a questo momento ad Africa a Bova, vorrei che ci partecipassero in qualunque modo, io credo alla possibilità che si può stare nei posti anche virtualmente, quindi anche virtualmente, perché sicuramente succedono cose importanti in quei momenti, perché le persone si scoprono e scoprono i loro mondi. L'anno scorso per me ha voluto dire la possibilità di far partire un film che era solo agli albori, e oggi è un film finito e di cui ne vedremo una parte lì a questo avvenimento. Quindi niente, bisogna partecipare a questo incontro, perché da questi incontri nascono nuove possibilità di comunicazione.